Dottor Thomas non è in sede. Bentornati su MVV Blog e oggi parleremo di... no, non di queste casse acustiche, perché queste magari forse nel prossimo filmato l'avevo messa qui apposta per fare il filmato di queste casse acustiche, ma nel frattempo mi è nato un problema, mi si è rotto un telefono in casa e quindi mi sono ricordato che avevo questo, mi è venuto in mente quando feci un filmino tempo fa, però non so se funziona, questo ce l'ho avuto in casa da sempre e quindi ora lo smontiamo e vediamo se lo riesco a far funzionare e se lo riesco a collegare all'impianto di casa del telefono di oggi. Oh, chi lo sa se va. Allora, vediamo un po' questo telefono. Allora, questo è un telefono originale della SIP. C'è anche scritto proprio qui sotto. In questo punto qui c'è scritto proprio SIP. Questo, intanto per iniziare, è un telefono, non è fatto di plastica, ma è fatto di bakelite. Ha ancora il suo cavo originale con la spina originale a tre poli, come si usava negli anni 60, e il disco per comporre il numero, vedete un po', non è proprio inchiodato, però secondo me basta dargli soltanto una pulita e credo che possa funzionare ancora. E allora andiamo un po' a vedere se tante volte... Perché ecco, allora intanto per iniziare questo qui me lo ricordo, andava a scuola... E con un pennarello lo verniciai tutto all'interno. Questa è una membrana, questo è un altoparlante proprio, quindi potrebbe funzionare anche se è così. Mentre qui, ecco, questo no, questo è rotto. E quindi bisogna trovare un microfono come questo, che è un microfono a carbone, non è un microfono normale. Ok, allora, a parte il microfono qua giù, diamo un po' un'occhiata dentro. Oh, guarda là! Oh, porca miseria! Qui la regolazione del volume della suoneria è meccanica, cioè praticamente la levetta che è qui non fa altro che, vedete, blocca, proprio con un sistema meccanico va a bloccare il martelletto qui. Cosa c'è qui? Cos'è questo? Cos'è? No! No! Apparecchio telefonico Autelco CTE MT850. No, lo schema elettrico. No, che figata. Ecco, ora posso andare a vedere su internet questo modello, che valore ha e se se ne trova altri uguali. Ecco, bene, allora, come possiamo ben vedere su internet se ne trovano molti e hanno un valore veramente eccezionale. Devo dire che costano veramente un botto di soldi, quindi ho una miniera d'oro. Questo telefono veramente ha un valore incredibile, ma veramente non capisco come mai valgano così poco questi telefoni, perché comunque sono un pezzo di storia. Ma vabbè, tant'è, eccolo qui e costa una ventina di euro, quindi ce lo teniamo così com'è. A questo punto, allora, andiamo a togliere il selettore da qua. Eccolo qua, il selettore meccanico. Praticamente questo qui chiude e apre un contatto e fa... compone i numeri telefonici in questa maniera. Praticamente il 9, quando si va a girare la ghiera, tornando indietro, la ghiera fa aprire e chiudere il contatto 9 volte. Anche qui c'è qualcosa. Questo cos'è? Ne ho idea, secondo me è qualcosa, forse è per assorbire l'umidità. Ora ripiegalo, sì, come no. Sì, sembra più qualcosa per assorbire l'umidità all'interno. Sì, vabbè, ce lo rimetto dopo, Allora. Ecco qui. Praticamente, andiamo un po' da un'occhiata. Tacchete. Allora, vediamo come si può risolvere. Se ci do una spruzzatina di Svitol, secondo me faccio proprio prima. Allora,
Vediamo un po' ora se va. Faccio fare un po' indietro avanti qualche volta, vediamo. Eccolo qua, guarda come va bene ora. Perfetto. Allora, questo qui, questo contatto qui, appena si muove la ghiera frontale, tacchete, attacca subito. Quindi come si muove la ghiera frontale, questo qui viene chiuso e resta chiuso fino alla fine. Mentre quest'altra linguettina che c'è qui sposta praticamente questo interruttore a lamelle e lo avvicina a questa rotellina che gli fa fare contatto, lo apre e lo chiude, mentre in posizione di riposo rimane sempre chiuso e questo sempre aperto a quanto pare. Quindi se io per esempio vado a comporre il numero 0, qui dovrebbe far aprire e chiudere 10 volte il contatto. Allora, vediamo un attimino, Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e poi dovrebbe entrare questa lamella e praticamente dovrebbe andare a spostare tutto, infatti l'insieme si sta spostando di lato e quindi ha fatto 10 scatti, vedete che è libera ora qua. Ha fatto 10 contatti, ecco qui, mentre ovviamente se vado ad azionare il numero 1 ne dovrebbe fare solo uno. Uno, e poi dovrebbe entrare subito questo per spostare l'interruttore fuori, esatto, dalla portata, e quindi fa un solo un contatto su due contatti e così via, 6 contatti. E questo era il modo di comporre i numeri telefonici negli anni 60, prima dell'avvento insomma dei telefoni con la tastiera normale come la conosciamo oggi. Però comunque la Telecom, o quello come cazzo è oggi, dovrebbe comunque essere in grado di discriminare i telefoni vecchi anche sulle reti moderne e dovrebbe funzionare ugualmente anche oggi questo sistema di selezione. E questo si starà a vedere, perché ora lo collegherò all'impianto e poi vediamo se riesco a telefonare a qualcuno. Allora, vado a rimontare la cornetta telefonica, intanto mi è venuto via anche questo che è il contenitore per l'altoparlantino e qui dietro c'è il doppio diodo a quanto pare come dallo schema elettrico. Il microfono a carbone è rotto perché la membrana è tutta sfondata. Visto che è rotto, adesso lo smontiamo così vediamo com'è fatto dentro. Io non credo che sarà un'operazione semplice, però intanto sicuramente va tolto questo e qui, e fin qui ci siamo. Vabbè, questo per aprirlo va smaranato tutto intorno qui. Ok, ecco fatto, e difatti questa era la membrana e vedete che è tutta traforata. Andiamo a togliere. No, guarda, non è tanto rotto. Questa è solo una copertura, non è la membrana vera e propria. La membrana è questa di alluminio. Questa membrana qui, che è elettricamente collegata con la parte esterna qua, va a premere un contenitore pieno di carbone, di granuli di carbone. Difatti ora quando tolgo questa membrana di alluminio, dentro ci dovrebbe essere una cosa come questa, guardate, sotto ci dovrebbe essere un cosino come questo, che è un piccolo contenitore e dovrebbe essere pieno di granuli di carbone. Andiamo a vedere. E qui al centro, come dicevo, ci dovrebbe essere qui sotto un contenitore simile a questo, non proprio uguale perché vedete questo è più grande, che contiene i granuli di carbone. Andiamo a vedere, e difatti c'è, eccolo qua, eccolo qui. Se riuscissi a zoomare di qua,
so se si vedranno i granulini di carbone. Adesso li rovescio qui sopra. Eccolo qua, è carbonio, sono granuli di carbonio che, inseriti in mezzo a due elettrodi, a seconda della pressione degli elettrodi, questi granuli qui cambiano di resistenza. Quando le onde sonore colpiscono questo diaframma, e il diaframma si muove indietro e avanti così, seguendo le onde del suono, comprime il carbone in maniera proporzionale all'ampiezza del segnale, e quindi all'uscita di qua otterremo una resistenza che varia con l'andamento dell'onda sonora che muove la membrana. Ma come mai si utilizza un microfono a carbone sui vecchi telefoni? Per via della semplicità che vedete qui del circuito telefonico. Questo ovviamente è un circuito semplificato, però più o meno questi sono due apparecchi telefonici e vedete sono collegati con due cavi soltanto ed è tutta una serie, non ci sono amplificatori di nessun tipo, è soltanto tutto messo in serie, microfono, alimentazione e altoparlanti ricevitori. Quindi il microfono, essendo una resistenza variabile, va a modulare a seconda dell'audio che entra nel microfono, va a modulare la corrente che scorre nella bobina del ricevitore dell'altoparlante, che andrà a riprodurre appunto l'audio che entra nel microfono, e questo sia da questo microfono che da quest'altro microfono. Poi ovviamente il circuito è un po' più complesso di così, c'è un sistema con un trasformatore che isola questo altoparlante da questo microfono, quindi praticamente questo microfono pilota solo questo altoparlante, questo microfono solo questo altoparlante, ma in ogni caso il circuito è semplice in questa maniera qui, grazie appunto al discorso che il microfono non è altro che una resistenza variabile anziché un microfono di quelli moderni che sono a condensatore, che implicano comunque un circuito di pilotaggio, un circuito amplificatore. Ma oggi insomma questa roba qui è vecchissima e non si usa più. Voglio fare una prova, voglio vedere se riesco a misurare un qualcosa su questa polverina qui, vediamo se si può misurare una resistenza o qualcosa, anche se distesa qui così in mezzo al niente. Non credo che ci si possa fare, però ci provo. Dovrebbe essere polvere di grafite con, non lo so se sinceramente, ecco qui sta ancora scendendo. Ovviamente è ovvio, a seconda della compressione di questi granuli la resistenza diminuisce. E ora però bisogna che ne trovi un altro di questi microfoni a carboncino. Eccolo qui, l'ho tolto dal citofono di casa, speriamo che non se ne accorga nessuno. Ora andiamo a vedere se lo riesco a mettere nel telefono. Allora, ecco qui il telefono, vediamo se lo posso infilare qui. Allora, così non c'entra, però secondo me se tolgo questo qui, questo anello di gomma, vediamo un po', qui c'entra perfetto, è proprio il suo. Oh vai, dovrebbe funzionare, oh, dovrebbe funzionare tutto, sta a vedere se e come collegarlo all'impianto del telefono ora di casa. Ora il problema è che le prese del telefono in casa così non ce l'ho, però nel dumpster, uno dei tanti dumpster, c'erano anche queste, olè, quindi ne metto una attaccata da qualche parte e ci collego il telefono. Allora, però ora mi serve anche il filtro ADSL per collegare il telefono, quindi vado a vedere un attimino qui nel sottotetto dove ho messo altra roba, sempre proveniente dai filmati dei dumpster, veramente questo è l'amplificatore del jukebox che poi se un giorno riuscirò a sistemare, poi questo no, dunque qui no, allora forse questa roba qua dietro qua, questi sono, ecco, questo qui. Queste scatole, qui dentro c'è un modem ADSL, quindi vediamo se ci fosse anche il filtro ADSL. Potrebbe essere questo, Eccolo qui, eccolo qui. Questo è proprio un filtro ADSL fatto a forma di presa telefonica, quindi meglio non si può. Allora, vediamo come è fatto questo filtro ADSL. Vediamo un po', perché questa è proprio una figata. Oh, ma è perfetto. Cioè, praticamente ci attacco questo e di qua l'attacco al modem.
Guarda che figata. Poi questo va qui. Verrà un po' un accrocco del cazzo. Un pochino, eh. Però voglio vedere dentro cosa c'è. Così per curiosità, eh. Questo è collegato direttamente con questi due cavetti, rosso e verde. Rosso e verde. E rosso e verde di qua sono collegati al filtro che è qui, che è questo. Non è proprio uguale uguale, ma praticamente è la stessa roba, lo stesso filtro. Collegato così. Il rosso è di qua. Quindi devo collegare il cavo rosso qui, il cavo verde di qua. Posso andare a montare la spina. Quindi questo è un modo per poter collegare il telefono alla linea Telecom di oggi. Però naturalmente c'è anche un modo più semplice che mi è venuto in mente dopo. Ovvero, allora, si prende, che vedete qua giù, il cavetto che viene dalla spina del telefono, quello normale, no? Questo qui, quello che questo moderno di ora. E si collega direttamente qui dove c'è scritto ADSL, perché questo ingresso qui è collegato direttamente su questi due terminali, quindi praticamente è come collegare questi due terminali nella presa nel muro. Poi questa la utilizzo come base perché non lo posso lasciare così, quindi la infilo qui così, la uso solo così come base e poi ci attacco il telefono e quindi dovrebbe funzionare il filtro ADSL. Vediamo un po' se funziona. Ecco qua, vediamo. E infatti funziona perfettamente. Allora, il telefono è collegato, ora voglio provare a fare una telefonata e telefono verso me stesso. Ho installato un'applicazione che registra le telefonate e così dopo possiamo sentire anche il tipo, insomma, di qualità che si sente con questo telefono qui. Allora, provo a fare la chiamata e vediamo se funziona ancora sulle reti moderne un telefono vecchio così. Allora, faccio il numero, che non me lo ricordo a memoria, naturalmente il mio numero mai non me lo ricordo assolutamente. Sì. Sì, ok. Bene, vediamo un po'. Vediamo se squilla. Se ho fatto bene il numero. Mi sa che ho sbagliato il numero. Infatti, no. Stiamo trasferendo la sua chiamata alla Che palle, Wind, non c'ho rete con Wind di merda. Vai in culo, Wind di merda. Allora. Allora, metto il telefono in un'altra zona dove mi prende, perché altrimenti non c'è cazzi proprio. Dove lo devo mettere per farlo funzionare? Fuori di asa. Ne ho cesso con me, di fuori qua. Allora, rifaccio il numero, vediamo se questa volta va. Allora. Ok, vediamo se risponde. Dottor Thomas non è in set. Eccolo! Funziona, funziona, vado a rispondere di là, ovviamente devo rispondere un attimino. Allora, guardate
Che cacchio mi tocca fare? Pronto, pronto, prova. A questo punto il telefono dall'altra parte nel cesso, l'ho rinchiuso, sta registrando. Allora, ora facciamo questa registrazione. Che dico da me? Non lo so. Allora, prova del microfono. Uno, parlo anche più piano, così magari vediamo se tante volte la registrazione viene bene. Oppure parlando più forte il telefono, se si sente sempre bene. A questo punto io direi che basta, perché insomma ci ho fatto già abbastanza ridere. Butto giù il telefono, arrivederci da questa parte, ciao, e poi riascoltiamo questa registrazione se si sente qualcosa. Ciao. Allora, ora facciamo questa registrazione. Che dico da me? Non lo so. Allora, prova del microfono. Uno, parlo anche più piano, così magari vediamo se tante volte la registrazione viene bene. Oppure parlando più forte il telefono, se si sente sempre bene. A questo punto io direi che basta, perché insomma ci ho fatto già abbastanza ridere. Butto giù il telefono, arrivederci. Ciao, e poi riascoltiamo questa registrazione se si sente qualcosa. Ciao. Ecco, praticamente si sente una schifezza, però insomma è sempre intellegibile, l'audio non è poi così vomitevole, insomma, si può ancora utilizzare adesso telefono e poi questo ciò. Allora, eccoci qua per il finale del filmino. Vedete, ho fatto un po' di ripulisti, anche perché c'è un nuovo dumpster, un nuovo filmato del dumpster diving, che vi faccio vedere alcune scene, devo ancora montare. E in mezzo a questa roba, questo ultimo filmato del dumpster, ho trovato questo coso qua giù, che sarebbe niente po' di meno che il videotelefono della Telecom. Videotelefono della Telecom, di cui vi faccio vedere lo spot pubblicità. Non pensavo tu fossi così. Davvero, al telefono ti immaginavo diverso. Io? Sei deluso? Come mi trovi? Nasce il videotelefono di casa di Telecom Italia. Basta la normale linea del telefono, perché sentirsi è bello, ma vedersi è meglio. Quindi ora, oltre al telefono che abbiamo visto qui, che questo è il mio telefono storico, non era ancora nato, era già in casa questo telefono, poi avremo anche questo telefono qui, che secondo me l'hanno comprato 3 persone in tutta Italia, probabilmente l'hanno proprio buttato via, e difatti l'ho trovato in mezzo alla roba, che poi lo vedremo insomma quando avrò tempo di fare il filmato. Il prossimo filmato non ho idea su cosa sarà, forse sulle casse acustiche che erano qui, le ho tolte perché tanto per ora non ho il tempo. E grazie veramente di guardare questo canale, questi filmini li faccio così a caso e spero che vi piacciono, e se vi piacciono mettete un like, scrivete un commento qualsiasi, se non siete iscritti al canale, siete capitati qui per caso e siete ancora vivi e siete arrivati fino in fondo, e iscrivetevi se vi va. Quindi non mi rimane che salutarvi e dirvi come al solito: restate sani. Ah, ce l'ho fatta, ho fatto il finale tutto insieme, che figata!